Abbiamo un problema, il cambiamento climatico. Inondazioni, fenomeni meteorologici estremi, ondate di caldo. Per fortuna, sempre più persone vogliono fare qualcosa di concreto per fermarlo. Come? Aderendo al movimento del disinvestimento. Di che si tratta? Dai un'occhiata. C'è una cosa che aggrava il cambiamento climatico più di ogni altro fattore. Si tratta dell'uso incontrollato di combustibili fossili come carbone, petrolio e gas naturali. Per ottenere tali combustibili fossili, le aziende hanno bisogno di capitale che proviene da investitori come fondi azionari o banche. La nostra campagna propone di fermare il flusso di denaro verso le aziende del settore delle fossili e dimostrare che queste attività non hanno futuro in un mondo vivibile. Per farlo, abbiamo un potente strumento a nostra disposizione: il disinvestimento. Questo termine indica letteralmente l'atto di rimuovere denaro dal settore dei combustibili fossili. Come funziona? Molti paesi, città, università, chiese, aziende assicurative e anche privati oggi investono in combustibili fossili a volte senza nemmeno rendersene conto. I loro soldi sono affidati a fondi o banche e reinvestiti per conto dei proprietari. Questi investimenti stanno distruggendo il clima. Il movimento del disinvestimento vuole convincere gli investitori a investire i loro soldi altrove. Ed ha buon ragione. Innanzitutto perché investire in società nel settore delle fossili non è solo un male per il clima, ma lo è anche per gli investitori. Perché? È semplice. Alla conferenza dell'ONU sui cambiamenti climatici nel 2015 a Parigi, tutti i 195 paesi partecipanti si sono dati l'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2 gradi centigradi. Ma questo sarà possibile solo se il 60-80% delle riserve di combustibili fossili conosciute rimarranno nel terreno. A questo punto, tali risorse diverranno inutili e le aziende che le possiedono perderanno drasticamente valore. La cosiddetta bolla del carbonio scoppierà, gli investitori saranno minacciati da enormi perdite che varieranno dal 40 al 60%. Città, paesi, banche e fondi pensione perderanno una grande quantità del loro capitale. A meno che non si disinvesta ora. Togliere i soldi dalle imprese energetiche fossili e investire in energie alternative è la scommessa vincente, non solo moralmente, ma anche economicamente. Il movimento del disinvestimento sta crescendo velocemente. In tutto il mondo, città come Oslo, Copenaghen e Berlino stanno disinvestendo. Anche grandi aziende come la compagnia di assicurazioni Allianz. A livello globale, istituzioni del valore di circa 3,5 trilioni di dollari hanno tolto i loro soldi da investimenti nel settore fossile. Finora è stato un grande successo e possiamo contribuire a renderlo ancora più grande. Salva il futuro. Disinvesti oggi.